realtà straordinaria, ricca di belle persone, possiamo dire. Un servizio che si mette a disposizione per l'inclusione sociale. Sì, si tratta proprio di inclusione sociale. Macramè è un servizio che è nato per volontà della cooperativa sociale Villa Maria e della comunità di Valle della Vallagarina. È nato come progetto tra il 2003 e il 2005, ma nel 2016 è diventato un vero e proprio servizio, proprio perché si è capita la necessità di un servizio di questo tipo che ha l'obiettivo dell'integrazione e della socializzazione e dell'inclusione sociale, come dicevi tu, Monica. La cooperativa sociale Villa Maria è una realtà che si è instaurata all'interno della comunità della Vallagarina, ha una storia decennale, si occupa di persone con disabilità intellettiva media, profonda, grave e gravissima. Nel suo attivo ha numerosi dipendenti e molti progetti, tra questi l'importante progetto Macramè, che si inserisce proprio per come sostegno, diciamo, alla persone con disabilità nel tempo libero, nelle attività di inclusione e partecipazione sociale. Vengono svolte durante la settimana tantissime attività del tempo libero ad alta integrazione sociale, pianificate da un'equipe di educatori con l'appoggio poi dei volontari, che sono la nostra risorsa principale. Durante la settimana vengono svolte molte attività del tempo libero, come la piscina, gruppi serali, gruppo creativo, gruppo arte, e quindi durante la settimana vengono coinvolte circa 103 persone disabili con l'aiuto di 97 volontari e dietro poi c'è appunto l'aiuto di 5 educatori. Nella mia esperienza si instaurano molti legami, anche molto forti, con i ragazzi in particolare è un rapporto di dare e avere, nel senso che io do loro il mio tempo, la mia presenza, e da loro però ricevo tantissimo, proprio perché sono di una genuinità disarmante. Loro ti chiedono soltanto amicizia, affetto, ascolto, e ti ricambiano con un abbraccio. Penso di non aver mai ricevuto così tanti abbracci come da quando sono volontaria di Macramè. I benefici che dà Macramè alle famiglie sono molteplici. Rendere la normalità ai nostri ragazzi che hanno sempre delle difficoltà, e perché instaurano un rapporto di amicizia con i volontari, un rapporto di amicizia con gli educatori e come dico io sempre, noi stacchiamo il cordone ombelicale, quindi non devono sempre andare per forza di cose con mamma e papà, ma vanno in un contesto di amicizia normale e limpido, lineare. Mi ha spinto a fare volontariato la mia volontà di voler imparare in maniera informale, e grazie a ciò ho scoperto il servizio Macramè grazie a un'associazione qui a Rovereto che mi hanno appunto spinto a trovare e conoscere questa nuova realtà. Mi ha spinto anche la mia famiglia, perché mia madre è molto legata a queste tematiche, quindi anche per questioni etiche e morali, perché volevo vederla attraverso un'amicizia, attraverso un'esperienza di volontariato, non solo esserne esterna e vederla da un libro, leggerla oppure vedere un video, ma poter instaurare un rapporto con questi ragazzi e vedere che alla fine sono ragazzi come me. L'amicizia è un elemento fondamentale, e quello che va a instaurarsi tra i vari componenti del gruppo è qualcosa di molto più solido di quello che si possa immaginare comunemente tra volontario e ragazzo. Io ho scoperto il servizio Macramè tramite un operatore di una cooperativa sociale che frequenta da anni, del mio fratello, che è un signore disabile. Poi, quando ho avuto occasione di lavorare in part time, mi sono detta: quello che fanno gli altri per mio fratello lo faccio anch'io per gli altri ragazzi, amici di mio fratello praticamente. E così mi sono iscritta anch'io come volontaria. Partecipo ai soggiorni marini, alcune attività, quando ho tempo alle gite, e sono contenta e mi piace. Sì, devo dire proprio che sono proprio belle le attività. Io comunque faccio attività di coro, attività di gite fuori porta, tipo le jeep. Che bella sta esperienza, proprio bella. Noi facciamo delle prove mercoledì sera dalle 5 alle 7 presso la sala circostituzionale Le Fucine sopra la pizzeria.
Benissimo, quindi questo è anche un invito allora, a partecipare, perché ci piace la cosa. Allora il canto poi è sempre bello, divertente, ci aiuta a fare gruppo, a fare tantissime amicizie, perché la cosa importante è che nessuno deve mai rimanere da solo e rimanere indietro, giusto? Giusto. Musica e un amore.